Questa. Sì, gnomo. Anche tu, anche tu, anche tu. Dai, alle bacino. Cosa ti ha fatto? Cine. Guarda che si sono accorti tutti che sei geloso. L'hanno scoperto tutti che sei un gelosone. Infatti ci stiamo pensando anche noi, chissà come reagirà all'arrivo del nuovo membro del bimbo gnomo, ed è tra i due, tra Nadine e gnomo, è quello che ci, tra virgolette, preoccupa un po' di più, preoccupa per modo di dire in realtà, perché sarà bravissimo, ma comunque dovremo gestire la sua gelosia. Nadine, così per carattere, sicuramente non avrà questo impatto così forte. Su gnomo invece gnomo parecchio geloso, sia verso di me sia verso Ricky, sia verso Nadine, insomma proprio ha questa gelosia, è molto possessivo nei nostri confronti, quindi sicuramente con l'arrivo del bimbo dovremo imparare a gestirlo e vedere come si comporterà. Poi magari invece non dirà nulla, non lo so, sarà una scoperta, vedremo anche come comportarci con lui, chissà, vedremo a settembre. Invece sta un attimino meglio rispetto a ieri, quando vi ho fatto sentire l'audio, mamma mia, mi veniva da piangere, poi si è impotenti, non sapevo cosa fare, piangeva, si lamentava, non stava sul non si reggeva sulle zampe, insomma ieri post operazione è stata tosta, poverina, però stanotte ha dormito, è stata super tranquilla, oggi sta meglio rispetto a ieri, ma ha iniziato a innervosirsi, sta cercando di togliere appunto la fascia della ferita, non vorremmo che arrivasse ai punti e iniziasse a togliere punti o a grattarsi la ferita. Comunque adesso, visto che è così nervosa, ci stiamo confrontando col veterinario e capiamo che provvedimenti prendere, perché non possiamo neanche star lì 24 ore su 24 a controllarla, però vediamo. Finalmente alleno il serpellino. Eccolo! Guardala lì, guardala lì! Ah! Ricky già t'assomiglia, non so come mai. No! Oh, la mamma! Nadine, tu cosa vuoi fare? Anche tu il controllore? Vicino vicino a lei? Amore. Però mio suocero ha già portato i due collari elisabettiani, uno più grande e uno più piccolo. Probabilmente le metteremo questi, perché sta già staccando i punti. Abbiamo rifasciato un'altra volta, ma... Cosa? Non si fa però, water drop. Ma qui?